Buongiorno a tutti a questa nona edizione degli Stati Generali nell'anno della Green Economy. Consentitemi un breve ringraziamento a Irene Priolo per la Regione Emilia-Romagna che ci ospita e al Presidente Cagnoni che ha avuto parole importanti per avviare questa nona edizione. Ringrazio anche gli altri ospiti che interverranno dopo, il Ministro Amendola, Rossella Muroni, Misiani e alla fine il ministro Costa. Sì, gli Stati Generali nell'anno della Green Economy. Sappiamo la difficoltà non è solo del collegamento online, ma l'attenzione, il dibattito pubblico sono tutti concentrati, come è giusto, in parte inevitabile che sia, su questa emergenza, sulla nuova ondata di Covid, sulle preoccupazioni, su come fare per affrontare con le misure e col comportamento responsabile, misure che si spera efficaci. E in questo contesto svolgiamo gli Stati Generali della Green Economy. La prima riflessione che vi propongo è proprio in questa emergenza la necessità, l'importanza di alzare anche un po' la testa, di guardare sì ad affrontare l'emergenza in maniera più efficace, lo ripeto, anche più responsabile possibile con i nostri stessi comportamenti, ma anche pensare al dopo. Cosa dobbiamo fare per uscirne e che tipo di strada vogliamo prendere dopo questa pandemia? È molto importante, credo, durante crisi come queste, non farsi assorbire totalmente in maniera troppo miope solo dall'emergenza. Gli Stati Generali sono un momento di riflessione, di partecipazione, di dialogo con le istituzioni e con il governo attraverso una procedura partecipata di stakeholder che si raccolgono nel Consiglio nazionale della Green Economy, che raccoglie ben 69 organizzazioni di imprese che diciamo sono la struttura che ha preparato anche questa nona edizione degli Stati Generali. Io vi presento come compito, diciamo, istituzionale la relazione sullo stato della Green Economy del 2020. Vi stavo già dicendo questa immagine che rappresenta in questo momento un po' l'Italia. Partendo da una riflessione che sembra banale, ma non lo è, perché noi rischiamo è stato scritto, di sprecare la crisi, cioè di trascurare il modo di pensare e di agire che hanno generato questa pandemia. E quindi di perdere una lezione importante. Manipolando specie selvatiche e habitat naturali senza precauzioni, alcuni virus contagiano la nostra specie. Con il Covid-19 questo contagio ha avuto conseguenze devastanti. Dobbiamo avere sempre ben presente, anche quando, direi anche e soprattutto quando ci occupiamo di economia, che gli impatti delle attività umane sulla natura hanno raggiunto livelli allarmanti in un mondo che è strettamente connesso, coinvolto in uno sviluppo globalizzato. Dobbiamo imparare a progredire entro i limiti della sostenibilità ecologica e quindi anche aumentando la precauzione verso la natura. Non sembri questo un appello generico, ma deve essere un indirizzo che diventa cogente anche sul piano delle scelte, delle politiche e delle misure. Devo dire che è il primo anno che noi presentiamo un bilancio di difficoltà della Green Economy. Dopo 8 anni di dati positivi, lo so che sarebbe meglio dire la Green Economy va a gonfie vele, ma purtroppo non è così. Durante la pandemia anche la green economy ha sofferto. Il riciclo dei rifiuti,
ha sofferto per il calo dei prezzi e la difficoltà di trovare sbocchi di mercato delle materie prime seconde. Sembrava che fossimo in lieve ripresa, ma adesso di nuovo con la seconda fase tornano le preoccupazioni e le difficoltà. I nuovi investimenti green sono rallentati e ha voglia presentare i dati delle serie storiche degli anni passati. Il consumo di energia rinnovabile ha tenuto, ma la potenza installata di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici sono diminuiti per i dati ovviamente provvisori, non abbiamo il consuntivo del 2020, cioè il primo semestre, ma parliamo del 40% in meno rispetto al 2019. Come è noto, il trasporto pubblico e la sharing mobility sono fortemente calati. Per fortuna sono aumentate le biciclette, un po' i veicoli elettrici, ma come vedremo, sempre con numeri piuttosto bassi. Gli interventi di rigenerazione urbana hanno subito importanti rallentamenti e anche le produzioni agroalimentari di qualità ecologica, quelle green, hanno sofferto per la flessione dei mercati esteri, del turismo e anche della ristorazione. Ma siamo sempre più convinti che il rilancio della green economy sia necessario per far ripartire l'Italia. Il rilancio è importante per la green economy, ma è una leva fondamentale per far ripartire l'intero paese. Perché la green economy è un'occasione storica per riqualificare lo sviluppo dell'Italia, valorizzando i suoi migliori potenziali. È un terreno fertile perché promuove cambiamento per l'innovazione, la digitalizzazione, per far crescere investimenti e nuova occupazione. E senza la green economy non si fa la transizione alla neutralità climatica e all'economia circolare per l'uso efficiente delle risorse. La bioeconomia per noi è un settore fondamentale ed è promossa in quanto rigenerativa. E basata sulla tutela del capitale naturale della green economy. E poi non dimentichiamo le città, la qualità delle città, la green economy è una leva decisiva per migliorare e rilanciare le città. Si parla di transizione green e digitale. Una riflessione che vi voglio proporre è quella di pensare alle misure green e per la digitalizzazione in maniera integrata. La digitalizzazione può essere ancorata a criteri green ed è molto utile per la transizione verso il sistema energetico ad elevata penetrazione di fonti rinnovabili, per la diffusione di soluzioni innovative in materia di efficienza energetica, per ampliare il ventaglio dei servizi di sharing mobility, per l'uso efficiente dei materiali e la transizione, l'ecodesign dell'economia circolare, la diffusione di stili di vita, modalità di lavoro di impatto ambientale più basso nelle città. Siamo in una nuova fase di Green Deal europeo. Questo Green Deal è una straordinaria spinta per la green economy italiana. Il Green Deal europeo nasce prima come proposta della pandemia, però acquisisce una forte spinta con la nuova Commissione e con la pandemia. L'iniziativa di Next Generation EU è fondata sul Green Deal. L'obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il target impegnativo di riduzione del 55% aumentato rispetto al 40 precedente, al 2050, sono dei driver fondamentali per il Green Deal e quindi sono evidentemente accompagnati da una strategia di decarbonizzazione del settore industriale. Con questo elenco voglio dare l'idea di quello che sta accadendo a livello europeo complessivamente. Il Green Deal è veramente una svolta europea. La decarbonizzazione del settore industriale, l'accelerazione della transizione verso la decarbonizzazione dei trasporti, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare che comprende svariate misure per cambiare il modello di economia da lineare a circolare.
La tassonomia finalmente è arrivata al regolamento per la finanza ecosostenibile, la strategia per la biodiversità aggiornata, fino alla nuova strategia per la politica agricola comunitaria, che trova qualche difficoltà di attuazione, la cosiddetta Farm to Fork. Insistiamo sul riscaldamento globale, sulla crisi climatica anche in questo momento. Sì, perché anche se la nave brucia, stiamo attenti che sta finendo contro l'iceberg. Il riscaldamento globale è una crisi peggiore della pandemia. Non possiamo permetterci il lusso, presi dall'emergenza della pandemia, di trascurare l'altra ondata che può travolgerci, quella del riscaldamento globale, perché la concentrazione di CO2 ha raggiunto nel 2020 il nuovo massimo storico. Certo, c'è stato un calo delle emissioni, come poteva non esserci, ma questo calo non è tale da fermare l'aumento della concentrazione di gas serra che invece è proseguito, perché per interrompere quell'aumento della concentrazione bisogna arrivare a cali, a tagli dell'ordine dell'80-90% delle emissioni. Quindi la temperatura media globale del periodo 2016-2020 è la più calda mai registrata e i danni, come stiamo vedendo, prodotti da eventi atmosferici estremi, siccità, inondazioni, incendi, sono ingentissimi. Se dopo la frenata causata dalla pandemia le emissioni di gas serra dovessero riprendere come prima, si arriverebbe in pochi decenni ad un riscaldamento globale superiore ai 3 gradi, potenzialmente catastrofico. L'Italia è particolarmente vulnerabile alla crisi climatica. Guardate questo grafico. Nel 2008 abbiamo avuto 142 eventi estremi, sono diventati 1668 nel 2019, del resto ce ne siamo accorti, come le alluvioni si sono intensificate, ma anche come il tornado e le piogge molto intense. La buona notizia è però che oggi c'è la possibilità di una svolta climatica. La strategia europea non è un atto volontaristico, la neutralità al 2050, ma prende atto che sono maturate le condizioni tecnologiche e quindi anche economiche per poter affrontare questa svolta in modo economicamente sostenibile. Seconda condizione, non siamo più ostaggio dei frenatori più arretrati. A partire dalle imprese, avrete notato che c'è una certa ripresa delle imprese più avanzate, che sono anche quelle che sono più impegnate sulle politiche climatiche, perché abbiamo capito che con le nuove condizioni tecnologiche e quindi anche economiche, chi parte prima non solo può limitare e ridurre i costi e i danni del riscaldamento globale, ma può acquisire vantaggi di mercato e costringere le imprese arretrate a inseguire. Non dobbiamo più essere ostaggio del governo cinese o di quello di turno americano, ma possiamo costringerli ad inseguire politiche climatiche più avanzate perché anche economicamente competitive, e questa è una condizione straordinaria di svolta. Inoltre, non dobbiamo trascurare i pacchetti di stimolo alla ripresa economica, che proprio perché la ripresa non deve essere miope, la ripresa deve guardare allo sviluppo durevole, non possono che essere centrati per una parte molto rilevante sulla transizione alla neutralità climatica, come è infatti la spinta europea di Next Generation EU, nel quale un'ingente quantità di nuovi investimenti va proprio nella direzione della neutralità climatica. Quindi per la nuova fase della green economy bisogna tenere conto di questa condizione di base. Le proposte del Consiglio nazionale della green economy. Ne dirò in sintesi, il testo integrale lo trovate sulla relazione dello Stato della Green Economy che è pubblicato sul sito. Sottolineo però l'importanza non solo del merito di queste proposte, ma anche del merito col quale
vengono elaborate con una partecipazione di organizzazioni di vari settori, con discussioni preliminari, poi gruppi di approfondimento e infine decisioni del Consiglio. Partendo dal clima, teniamo conto che l'Italia negli ultimi anni ha rallentato il passo nell'impegno per il clima e anche la quota delle rinnovabili. Dal 2014 al 2018 in Italia sono aumentate, sì, noi manteniamo una quota del 17,8 che è una buona media europea, ma negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento minore degli altri paesi europei, 6,7 rispetto a una media di 13,9 a livello europeo. I nuovi target europei verso la neutralità climatica promuovono dei cambiamenti veramente impegnativi. Guardate questi due istogrammi per avere un'idea. L'industria dovrebbe passare da 141 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 a 76. I trasporti, che sono il settore che è stato più difficile, dove addirittura abbiamo aumentato di poco le emissioni, dovrebbe scendere a 76. Il residenziale da 68 a 32, il terziario da 51 a 22 e anche l'agricoltura deve ridurre le proprie emissioni. E cioè stiamo parlando di una transizione di vasta portata. E questi target prima si definiscono in maniera vincolante anche per l'Italia e prima si definiscono gli obiettivi e le misure settoriali. Prima avevamo un quadro efficace di riferimento perché serve la rotta per poter poi raggiungere gli obiettivi finali. I finanziamenti di Next Generation EU devono essere indirizzati con decisione all'innovazione tecnologica per la decarbonizzazione. Il 110% ecobonus è già negli orientamenti del governo, ci esprimiamo a favore di un sostegno, di un suo utilizzo esteso e pluriennale. La tassonomia europea degli investimenti ecosostenibili va applicata anche a questi investimenti e bisognerà arrivare a una graduale carbon tax per i settori non coperti dal meccanismo europeo dell'emission trading, integrata ovviamente da misure di tutela sociale e della competitività, legacy integrata a livello europeo da una border carbon tax. L'Italia è in buona posizione per il tasso di economia circolare, di circolarità, e il rapporto fra il materiale riciclato sul totale dei materiali impiegati, e molto meglio della media europea, meglio della Germania ad esempio, un 17,7, però è sempre un numero relativamente basso, c'è ancora margine per migliorarlo. Citiamo il tasso di riciclo dei rifiuti urbani, quello degli speciali industriali sappiamo che è più avanti, però anche qui siamo un buon 50%, è quello un po' più difficile per noi il riciclo dei rifiuti urbani, superiore alla media europea, però guardate la Germania al 67, quindi anche qui abbiamo un buon margine di aumento. Bisogna quindi aumentare i finanziamenti e la durata del piano transizione 4.0 per sostenere misure per l'economia circolare. Questa storia delle quote obbligatorie di utilizzo delle materie prime e seconde nei prodotti è una misura necessaria alla circolarità. Incentivare gli investimenti per la bioeconomia circolare rigenerativa, favorire procedure autorizzative e investimenti per migliorare gli impianti e le tecnologie. Attenzione che se abbiamo procedure troppo complesse, se non comprendiamo il cambio di passo che è necessario e quindi non interveniamo anche nelle procedure autorizzative, questo processo di aumento degli investimenti sarà pesantemente rallentato. Il consumo di suolo in Italia continua ad aumentare, la maggior parte dell'aumento avviene nelle città. La riqualificazione, la rigenerazione urbana, secondo le linee guida delle Green City, diventa un modo per contrastare il consumo di suolo, ma anche rilanciare la qualità delle città e lo sviluppo. Aumentare i finanziamenti per la rigenerazione urbana è quindi molto importante. Accompagnarlo dal nuovo obiettivo europeo della protezione da almeno il 30% del territorio nazionale, frenando così l'espansione urbana.
In Italia rimane bassa la vendita di auto elettriche, questo è il dato del 2019, quindi pre-pandemia. In Italia ne abbiamo vendute in quell'anno 17.000, la Germania 108.000, quindi vi dà un'idea del passo basso e anche del trend, anche se le ibride e il gas, sia GPL che metano, vanno un po' meglio, noi restiamo bassi nella mobilità elettrica. Per la mobilità sostenibile, ecco, la sostenibilità della mobilità passa per una riduzione della mobilità, chiamiamola no, non necessaria, l'abbiamo imparato durante questa pandemia con lo sviluppo dello smart working. Ecco, se noi continuassimo a inseguire l'aumento dell'uso dell'auto, non c'è possibilità di sostenibilità della mobilità nelle nostre città. Bisogna aumentare gli investimenti per promuovere il trasporto pubblico, lasciare i mobility, la mobilità ciclistica e pedonale, ridurre il tasso di utilizzo dell'automobile, lo sottolineo in maniera molto forte questo, bisogna aumentare l'elettrificazione estendendola a tutti i tipi di veicoli, la penetrazione dell'elettricità nel settore della mobilità è indispensabile per la decarbonizzazione. Non basta, ma è indispensabile. E bisogna raddoppiare la quota di elettricità da fonti rinnovabili, puntando anche sul GNL, sul bio-GNL per il trasporto pesante. Il settore agroalimentare di elevata qualità. Beh, la superficie agricola biologica in Italia è a buon livello, 15,5%. Siamo al terzo posto in Europa. Attenzione però che l'obiettivo del farm to fork è il 25% di superficie biologica sulla superficie agricola utilizzata ed è ancora lontano. Ma l'Italia ha un'agricoltura di elevata qualità anche perché ha il primato mondiale delle produzioni DOP, IGT, SDC. Il valore complessivo di queste produzioni di qualità è di 16,2 miliardi, quindi è un potenziale veramente importante. L'agroalimentare di qualità. Le proposte: incentivare la diffusione delle produzioni agricole basate sui principi dell'agroecologia, incrementare la produzione biologica, incentivare fiscalmente l'applicazione dei modelli di business circolare, destinare risorse a contratti di filiera per la green economy. Concludo ricordando questo manifesto che si collega un po' alle cose che dicevo prima, e cioè di questa dinamicità delle imprese della green economy italiana. Abbiamo avuto recentemente, la settimana scorsa, 100 esponenti di imprese, di organizzazioni di imprese italiane che hanno lanciato un appello perché ci sia coerenza e attenzione, anche ambizione, alle misure per il clima. Sarebbe infatti assurdo da una parte finanziare la riduzione delle emissioni di gas serra e dall'altra finanziare con nuove risorse europee attività che generano aumento di tali emissioni. La quota degli investimenti europei di Next Generation EU dedicata a misure per il clima va aumentata dal 37 al 50% per finanziare le misure impegnative che abbiamo visto di mitigazione, ma non dimentichiamoci che noi abbiamo bisogno di misure di adattamento per aumentare la resilienza del nostro territorio a fronte di questa ondata di alluvioni, di dissesto idrogeologico. Questo richiede capacità di intervento, ma anche adeguati e notevoli finanziamento. E poi servono criteri univoci per definire gli investimenti. Abbiamo il riferimento del regolamento della tassonomia europea per l'ecosostenibilità. Non possiamo certo ignorarlo proprio quando parliamo di utilizzo di fondi europei per il rilancio dell'Italia. E questo appello mi consente di chiudere questa presentazione della relazione sullo stato della green economy, non nascondendo le difficoltà che abbiamo avuto e che ancora abbiamo, ma anche dando un segnale di speranza e di dinamismo del mondo della green economy e delle sue imprese. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento.